Minchia raga, 2-1 a Benevento, doppietta di Brozovic. Cosa vi fa pensare la doppietta di Brozovic? Fancazzismo al potere. Questo è qualcosa di mistico, questo è qualcosa da segnare. Potrebbe essere un segnale della stagione questo, eh? Bisogna tenersela puntata perché il fancazzismo al potere è roba da matti. Brozovic che fa la doppietta è qualcosa di speciale. Per il resto, ricordiamoci che oggi abbiamo battuto la squadra di Iemmello, che l'anno scorso ci ha fatto due pere, Mister Iemmello, e io questa vittoria, anche se non è spettacolare, fa un po' cagare, sono d'accordo con voi se c'è qualche piccola polemichina da fare, da aggiustare, però facciamo i risultati, però facciamo i 3 punti e quelli contano. Io non voglio tante cagate di cazzo. Perché quando vincono la Juve o il Milan sono tutti pronti a dire la vittoria della compattezza, la vittoria della sofferenza, la vittoria che ti porta cose positive, la vittoria di misura. Se vince l'Inter c'è sempre quell'aleggiare di vittoria di culo e la cosa mi rompe un po' il cazzo, ve lo dico chiaro e tondo. Detto questo, che per inciso lo vorrei segnalare prima che cominciano tutti a fare delle solite filippiche negative, fuck le energie negative, detto questo, io la vittoria, anche se è con una squadra di merda, perché il Benevento onestamente è una squadra che fa schifo al cazzo, e non voglio offendere i beneventani, ma onestamente per la Serie A sono arrivati troppo avanti per il loro livello, io questa vittoria la tengo stretta perché vale 3 punti. Vale 3 punti come se batti il Milan, vale 3 punti come se batti la Juve, vale allo stesso livello e quindi me la tengo stretta. Per il resto andiamo avanti così, adesso c'è la sosta, speriamo che lo spallettone migliori il gioco tutto quanto perché ci sono degli elementi onestamente che devono capire cosa vogliono fare da grandi. Perché João Mario, Mister Tonno Rio Mario, come si dice col Giangio. Cosa vuole fare da grande? Vuole metterci un po' di coglioni in campo o vuole fare sempre quello che si spezza con un grissino? Perché è una roba impressionante. A me il giocatore piace anche, ma ci deve mettere un po' di grinta nelle cose che fa, ci deve mettere qualcosa di più, di cazzimma, perché sennò ragazzi così non si va da nessuna parte. Questa è la Serie A, questo è un campionato difficile, per quanto la Juve ne abbia vinti tanti ultimamente, è un campionato che rimane sempre difficile, combattuto, ci vuole la grinta. Non so più come dirle certe robe. Per il resto, andiamo avanti così, diamoci dentro. Adesso c'è la sosta, speriamo che lo spallettone regola qualcosa e poi vediamo se tutto va bene. Comunque, vittoria anche stavolta, 3 punti. Per me c'è solo l'Inter, raga. Bella raga.